Direi che mentre aspettiamo l'arrivo del terzo pilota, Joe DJ, possiamo portarci sulla Mercedes di Ciccio Manica e subito ti faccio i miei complimenti, Ciccio Manica, per questa vittoria. Un bagnato. Grazie, A caldo, dopo le qualifiche, ti aspettavi di poter vincere questo Gran Premio? ma sinceramente no. Poi se la gara su asciutto c'era Antonio, Effe, Lollo che sicuramente erano più veloci di me. Sulla seconda sessione ci ho sperato che piovesse, infatti avevo un bel passo sul bagnato. E come hai reagito quando c'è stata quella incomprensione con F, quando c'è stato quel contatto prima della prima sosta? Domanda che poi gireremo all'F, prima Ciccio Manica. Cosa hai provato? Le sensazioni? Ma semplicemente penso che lui aveva già deciso di andare ai box, io no, io avrei fatto un altro giro, non ero ancora convinto che era da intermedie, o ormai comunque continuavo a usurare moltissimo il posteriore, appunto dovevo staccare un po' prima e beh, poi si è visto quello che è successo, penso sì, un'incomprensione, ma cioè, conosco bene F, so che non era voluto e non si aspettava sicuramente che io frenassi un po' prima, ma purtroppo ormai devo decidere se fare un giro ancora così, andare dentro i box, ma non ero convinto delle intermedie e avevo optato per fare ancora un altro giro, sapendo che Joe aveva già montato l'intermedia, aspettavo il suo giro di riferimento. Ho perso Ultime tanto lì, ho perso tanto, però due è andata domande, bene. Ciccio Manica, che ti voglio fare. Una riguarda la seconda sosta. La regia è stata pronta a La inquadrare seconda tante battaglie, sosta. non si è spiegata tanto la seconda sosta, sia tua che di F, che è venuta nello Allora, stesso giro, paradossalmente. penso che F era avanti a me di 3 secondi e mezzo. Penso che ha fatto un errore, è andato a muro nel tagliare il tornante prima di andare sul rettilineo, si è impiantato vicino al muretto. Io quando ho fatto la curva lui stava facendo retro e ci siamo toccati. E l'ultima domanda invece te la faccio riguardo il campionato costruttori. La prima parte non è andata tanto bene per i piloti, per voi della Mercedes. Adesso tu primo e la seconda Mercedes quarta, avete preso tanti punti. A cosa è dovuta la Beh, falsa partenza della prima parte di gara? innanzitutto faccio i complimenti a Arca, che ha fatto una splendida gara, ma purtroppo posso dirti da parte mia, i 3 ritiri sono stati causati per errore mio, su pista che andavo anche forte, adesso come la seconda stagione andavo forte, ero secondo dietro tanto, ho perso la macchina da principiante proprio. Però sì, Baku un altro errore mio nonostante ero terzo. Sono vari fattori, il poco tempo per allenarci come maggior parte dei piloti come F, che ribadisco conosco bene, so che lavorando è difficile provare tantissimo e ci teniamo sempre all'ultimo. Sono contento dei punti portati a casa e va bene così. Un'ultima domanda, Ciccio, dal secondo commentatore Fabio. Prego, Fabio. Sì, Ciccio, in merito all'incidente tra te ed F, tu hai detto poco fa che secondo te è stato comunque un problema anche causato dalla gomma e comunque conoscendo F non pensi sia quel tipo di pilota. Ecco, che cosa avrebbe potuto comportare effettivamente senza il suo errore successivo che poi ha portato entrambi alla seconda sosta? Io Che cosa avrebbe potuto allora, comportare sull'esito finale della gara secondo te? ma stiamo parlando della seconda sosta inaspettata No, no, o quando mi ha della prima. tamponato? Ah, Praticamente della quando vi prima siete tamponati tu ed F. avrebbe giocato un undercut su di me, sarebbe stato davanti. No, secondo me non avrebbe cambiato niente nella gara perché
Ribadisco, avevamo un passo simile, forse lui aveva qualche decimo in più, e la sosta forse anticiparla sulla mia era provare l'undercut, che comunque avevo una buona trazione in uscita di curva, appunto non riusciva mai a starmi vicinissimo per il sorpasso, Sì, infatti e l'abbiamo penso notato che durante la live. aveva studiato, fermandosi prima, montando l'intermedia, di scavalcarmi. Capisco, senti, un'ultima domanda, poi passiamo ad F. Secondo te, parere personale, senza il ritiro di Lollo e Antonio, come sarebbe potuta finire la tua gara? Pensi che sarebbe stata comunque una prestazione da prima, seconda posizione? Sinceramente non saprei dirti che passo avevano loro, però Capisco. penso di non stare vicino ad Anto, conoscendolo avrebbe avuto un passo decisamente migliore, però penso che per il podio me la sarei giocata lo stesso. Capisco. Grazie Ciccio, Benissimo, ancora grazie mille complimenti per Ciccio. questa grandissima vittoria nel Gran Premio del Canada. Passiamo ad F. F, principalmente le domande fondamentali sono due. Il tuo punto di vista sull'incidente tra te e Ciccio è la prima. Sì, io innanzitutto prima le scuse nei confronti di Ciccio, doppie scuse. E i complimenti per la vittoria, meritatissima, troppi errori ho fatto. Primo incidente è stato un errore mio di valutazione, un gravissimo errore. Io avevo intenzione di proprio di entrare in box, ero quasi convinto, cioè ero convinto che Ciccio sarebbe rientrato anche lui. Però ho sbagliato, poi ho perso il punto di frenata, tutto calcolato male, sono andato a tamponare. Gli do scusa veramente, non era mia intenzione, non sapevo neanche che si era girato. Infatti poi me lo sono trovato dietro nonostante ho cambiato l'ala e dopo dovevo fare tutto il giro e effettuare la sosta. F, Invece, dici. la seconda domanda invece è: che cosa è successo durante la seconda sosta? Perché i meccanici non erano fuori? Cosa è successo nel tuo team radio? Non li hai chiamati? È stato un errore? Cosa è successo? In pratica dal 19° giro, se non erro, ho iniziato ad avere problemi con il pad. Si è iniziato a bloccare, non so, comunque io giravo e la macchina andava dritta. Infatti a Tornantino ho rotto l'ala proprio perché nella curva veloce a sinistra la macchina andava dritta. Nel muro ho rotto l'ala, mi sono trovato l'erba del Tornantino. Provavo a continuare a girare, però la macchina è andata un'altra volta dritta nel muro. E lì è arrivato Ciccio che mi ha tamponato. Dalla mia live si può vedere benissimo che mentre giro la macchina un botto non so cosa è successo, è andata dritta. Infatti appena sono entrato in box ho dovuto fare il cambio pad, ho spento subito quello che avevo per prendere il secondo. Non Ecco, mi ho spiegato il so. motivo dei 10 secondi pagati ai box, quei secondi Esatto, pesanti che ti non hanno sì, rovinato, diciamo, l'ultima fase pesanti. di gara. Sì, è stata anche una cosa, a parte pesante, rammaricato veramente, perché sono cose che succedono raramente. E mi Un cambio di dispiace volante soprattutto, praticamente ai box. esatto, mi dispiace soprattutto perché ho danneggiato anche Ciccio un'altra volta, cosa che non volevo, quindi ripeto, doppie scuse. Sono veramente rammaricato per quello che è successo. È brutto anche forse da vedere, quindi mi No, dispiace. vabbè, ma complimenti comunque per la gara e per le scuse. Non tutti i È un peccato piloti perché sono così avevamo un sinceri. bel passo, io e lui. All'inizio gara lui sembrava che ne aveva di più, poi non so, ha iniziato ad avere problemi, ho iniziato a raggiungere, però non volevo rischiare il sorpasso. E come ha detto lui aveva una bella uscita di trazione in curva, quindi ho detto aspetto la sosta, faccio l'undercut tranquillo, però poi è successo un casino. Complimenti anche a te, F, per questa seconda piazza. Passiamo Grazie, a Joe complimenti anche a DJ. te, Ciccio. Regia, andiamo sulla Renault, che è stata molto interpellata dalla regia. Renault, che aveva un obiettivo quest'oggi: sorpassare la McLaren. Obiettivo raggiunto da parte di Joe DJ. Quali sono state le tue
emozioni quando hai capito che l'obiettivo poteva essere raggiunto già da questo Gran Premio? Intanto buonasera a tutti. Beh, che dire, è stata una gara un pochettino, diciamo, strana, perché avevo un ottimo passo in qualifica, sapevo di poter far bene perché Canada è una pista che amo tantissimo, avevo, diciamo, tutti quanti i presupposti per potermela giocare, magari non proprio con Anto, però diciamo che ero abbastanza veloce, abbastanza competitivo. Dopodiché poi in gara è successo quello che è successo, cioè è venuta fuori la pioggia, quindi ho dovuto fare un setup da bagnato che non era, diciamo, l'ideale. Era una macchina molto, molto guidabile, diciamo, sul misto, però in rettilineo era troppo carica di ale e perdevo un sacco, non riuscivo a fare nemmeno 300 km orari nel rettilineo del Canada, che è un rettilineo lunghissimo. Quindi niente, perdevo almeno, io credo di aver perso almeno 25-30 km orari sui rettilini. Infatti i sorpassi di Ciccio e di Efe sono stati fatti nei rettilini, che proprio cioè mi sprecciavano. Io con l'ERS in posizione massima e loro andavano via tranquillamente senza nessun tipo di problema. Mi accontento di una terza posizione, perché di più non potevo fare. Faccio i complimenti a Ciccio e a Efe, che avevano un passo fuori dal normale. Io non potevo competere con loro e ho deciso di salvaguardare la terza posizione e di portare a casa quei punticini che in vista della classifica piloti fanno comodo. Joe DJ, se non sbaglio a Monaco hai fatto un secondo posto. E anche adesso è arrivato un podio, un terzo posto, mentre per Antonio Lasia non è stato, purtroppo non ha partecipato al Gran Premio di Monte Carlo, mentre qua in questo Gran Premio del Canada si porta a casa 0 punti, e quindi tu con questi 2 podi hai rimontato un bel bottino rispetto al pilota in testa della classifica mondiale. E vedendo anche il ritiro di Lollo Barbieri, cosa ne pensi? Poi ti senti in grado e ti senti di avere le capacità per andare a impensierire Antonio Lasia nel campionato piloti? Sognare, diciamo, è una cosa bella, nel senso che Antonio è un pilota fortissimo e ha delle capacità invidiabili, cioè nel senso che è uno spettacolo solamente vederlo girare. Purtroppo a Monaco per un lutto non ha potuto partecipare, invece oggi è andato a muro lì alla curva dei campioni, diciamo. L'ho visto da subito scodare sul giro di ricognizione gomme, avevo già capito subito che lui aveva la macchina che non stava in pista. Quindi il mio obiettivo era provare a mettergli pressione per cercare di sopravanzarlo. Lui poi lì ha perso la macchina, è andato a sbattere, quindi mi sono ritrovato in prima posizione. E ti dico la verità, dopo che avevo visto Antonio andare a muro, ci speravo, ecco, speravo di poter riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Così non è stato, ma ripeto, è tutto merito di Ciccio e di Efe, che sono stati velocissimi. Poi per quanto riguarda la classifica piloti, sì, ora mi trovo in seconda posizione, sono abbastanza fiducioso, spero di poter star lì e poi il futuro si vedrà cosa riusciremo a fare. Grazie ancora ragazzi di averci emozionato in questo 7° round del Canada, ancora tanti complimenti a voi tre, sia da parte mia che da parte di Fabio. Bravi, e ragazzi. Volevo fare un ringraziamento anche a voi commentatori, ragazzi, questa live che andrò a rivedere sicuramente, so sicuramente che siete andati grandissimi, che vi conosco, quindi grazie a voi. Grazie. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, The Master of Champions scenderà giovedì nel Gran Premio del Canada con la, diciamo, Serie B, la seconda categoria,
Mentre riguardo alla questa categoria, il prossimo appuntamento è a lunedì prossimo nel nuovo tracciato che entra nel calendario, il Paul Richard Francia, tracciato molto tecnico, difficile, largo, e dove ne vedremo delle belle dove i piloti non hanno mai provato. Grazie ancora a tutti di averci seguito, da parte mia Cristian Marco 32 e da parte di Casa Schumi 89, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.